Grazie, buonasera a tutti. Vedo molti dei protagonisti che negli anni scorsi in effetti si sono molto dedicati al successo di queste politiche di sviluppo, ma oggi noi insomma parleremo forse prevalentemente degli insuccessi, perché queste politiche sicuramente hanno prodotto dei risultati positivi, ma vedremo anche che le ombre che ci sono lunghe e che queste ombre in qualche modo vanno prese seriamente in considerazione nel momento in cui, come diceva il professor Marini, si sta avviando una strategia molto ambiziosa, molto pretenziosa, che è quella della smart specialization e che è sempre affidata alle regioni. Poi c'è tutto un dispositivo istituzionale molto complesso, ma io di questo ora non vi parlo, altrimenti non vi parlo di ciò che mi è stato chiesto, e cioè di un periodo passato nel quale si è fatta un'esperienza, a mio avviso molto intensa, molto entusiasmante, che è stata un'esperienza professionale che ci ha molto mobilitato sia sul piano individuale ma soprattutto sul piano collettivo. Ecco, molto importante questa esperienza perché è stata veramente un'azione collettiva che ha riguardato tantissime risorse intellettuali, tantissime risorse che avevano voglia di sperimentare questa capacità e questa competenza acquisita direttamente appunto sui terreni dello sviluppo locale. Allora, come vedete, questo titolo è molto ampolloso e pretenzioso. Ambizioso, ovviamente io andrò per sciabolate chiedendo scusa in anticipo agli esperti di questa materia, che sanno benissimo che questa roba non si può somministrare in 40 minuti. Ci sono voluti interi master per gli agenti di sviluppo per sviluppare forse neanche tutto questo. E quindi insomma i riferimenti saranno parziali, ci saranno dei buchi, però l'obiettivo, no, col professor Marini che ci siamo dati oggi non è tanto quello di dire nel dettaglio anche queste politiche come erano congegnate, ma di far emergere alcuni aspetti focali che invece sono quelli su cui vogliamo soffermarci poi per ragionare. Allora, giustamente il professor Marini diceva che sullo sviluppo locale si sono anche affermate diverse teorie e diversi approcci, soprattutto negli anni, già negli anni 80, ma negli anni 90, hanno continuato anche negli anni più recenti. Ecco, io ho fatto un pacchetto di slide su questo, ma non ve le posso proporre, se le volete vedere ce li ha il professor Marini. Adesso in questo momento a me interessa dire queste teorie che nascono anche da ambiti disciplinari diversi, perché non sono soltanto l'economia, neanche la sociologia, c'è geografia economica, c'è scienze politiche, c'è scienze dell'amministrazione, insomma c'è architettura, c'è ingegneria, c'è tutta una serie di competenze tecniche che sono state chiamate in causa. Però a livello proprio teorico quasi tutte le teorie di questo periodo convergono sul fatto che i fattori non economici, quelli che chiamiamo social capacities, ma sarebbe meglio in inglese social capabilities, sono importanti. Quindi questi fattori non economici, che poi vedremo meglio di che si tratta, così come è fondamentale, ed è anch'esso un fattore non economico, il funzionamento delle istituzioni. E qui intendiamo istituzioni in senso largo, istituzioni come regole, norme, ma anche istituzioni quali noi conosciamo, istituzioni economiche, istituzioni sociali, istituzioni nel senso della government. Quindi questi fattori concordano le teorie che siano importanti e che quindi bisogna pensare a come svilupparli. La cosa importante che volevo sottolineare è che forse per la prima volta delle politiche pubbliche hanno avuto un fortissimo sostegno teorico, perché quando sono partite, soprattutto
le politiche europee, diciamo, che sono partite come politica di sviluppo regionale, successivamente la politica di coesione, e poi lì si è attaccato tutta la parte delle politiche nazionali e regionali, e il sostegno di queste teorie è stato molto forte e quindi si è dato vita a degli schemi di intervento che, appunto, come dicevano le teorie, accrescessero la dotazione dei fattori non economici, creando più appropriate istituzioni. Questo soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia, dove appunto il funzionamento delle istituzioni è considerato un elemento piuttosto critico. Allora, quello a cui faccio riferimento, che è un'estrema sintesi, è questo paradigma dello sviluppo locale, no? Come sintesi teorica estrema. Il rilievo che ha nell'organizzazione economica contemporanea dei contesti locali, purché questi contesti locali siano inseriti in network globali. Quindi questa è una condizione, che non siano comunità chiuse in se stesse, ecco. Non è l'approccio comunitarista, no? Ma è l'approccio di un sistema che costruisce molto su se stesso, ma aprendosi verso l'esterno. Quindi è un territorio virtuoso che ha la capacità, o che intende comunque sviluppare la capacità, di utilizzare produttivamente le risorse disponibili. Quindi ci focalizziamo su questo fatto che questi contesti locali hanno in mano una chance di sviluppare del potenziale che magari allo stato attuale è solo latente, non è esplorato, però questo non basta se poi non si aprono, perché siamo in un clima di piena globalizzazione, quindi il territorio non può mettere i confini intorno a sé, anzi deve raccordarsi con altri saperi, con altre conoscenze, con altre esperienze a livello internazionale. Peraltro, appunto, questo processo di globalizzazione, poi oggi secondo me si potrebbe anche discutere questo, questo processo di globalizzazione valorizza alcune che sono le caratteristiche principali dei sistemi locali, e cioè i sistemi locali dispongono di beni immobili e quindi unici, che so, la montagna del Collino che abbiamo visto ieri, no, sta lì, non può essere da nessun'altra parte ed è una risorsa, oppure anche di risorse difficilmente riproducibili altrove, certe forme culturali, certe tradizioni popolari, certe forme di gastronomia, quindi unicità, diversità, difficile riproducibilità sono le caratteristiche che rendono i territori e quindi i sistemi locali interessanti anche nella globalizzazione. Conta la qualità del contesto socio-istituzionale, questo appunto è la parte forse centrale del mio intervento, e dei fattori, come dicevamo, non economici. Cosa mettiamo dentro tra questi fattori? Sicuramente la fiducia tra i soggetti, tra gli attori, il capitale sociale, le istituzioni, le relazioni, le risorse per l'azione, quindi i saperi che servono per intervenire, e quindi la capacità di intervenire collettivamente, quindi non i singoli, non la regione, non il singolo sistema locale, neanche il singolo imprenditore, ma soggetti diversi, di diversa appartenenza, che però insieme costruiscono un'idea e la condividono di sviluppo del proprio sistema e del proprio territorio. Questo contesto così condizioni istituzionali può essere modificato tramite opportune politiche. Quindi le politiche che, insomma, queste nascono molto prima, ma io li acchiappo a partire dal 2000, perché il 2000 queste politiche che nascono in ambito europeo sono molto innovative, sono molto di rottura rispetto agli schemi precedenti. Ecco, queste politiche cosa chiedono? Chiedono processi partecipativi, chiedono che ci scendano in campo nuovi soggetti,
chiedono che ci sia più offerta di servizio per i cittadini, perché appunto bisogna compensare la sottoproduzione di beni collettivi, chiedono la costruzione di partenariati, progettualità condivisa, scoperta di nuove opportunità, quindi questo è un punto comune con la Smart Specialization, apertura, come dicevamo prima, alla dimensione esterna. Quello che bisogna dire è che il corpo di queste politiche che hanno abbracciato questo periodo, il primo ciclo 2000-2006, il secondo ciclo 2007-2013, non si chiama politiche per lo sviluppo locale, ma voi non troverete niente che in Italia ha assunto, no, questa terminologia. L'abbiamo ricostruito e esposto che esiste una politica per lo sviluppo locale perché abbiamo utilizzato per fare sviluppo locale tutta una serie di policies, di schemi di intervento che erano resi possibile proprio dai quadri normativi, dai programmi comunitari a cui si sono agganciati anche quelli nazionali, regionali, e gli strumenti che sono stati messi in essere per attuarli. Ecco, io ho messo tra parentesi che quindi questo insieme di politiche, di quadri normativi e programmatici sono frammentati, molto spesso addirittura nel territorio c'è stata una sovrapposizione, no, il territorio è stato, potrei dire, bombardato, no, da patti territoriali piuttosto che PIT, piuttosto che PISL, piuttosto che GAL, piani strategici di un certo tipo, di un altro tipo, insomma la frammentazione degli strumenti di intervento sicuramente non ha giovato anche se nascevano diciamo i quadri programmatici differenziati, però a dare una caratterizzazione unitaria a queste politiche e quindi a favorire l'integrazione degli interventi. Ecco, teniamo conto che comunque la politica di coesione dell'Unione Europea, che si basa prevalentemente sui fondi strutturali, su tutta questa materia continua a svolgere un ruolo forte di indirizzo e anche un ruolo di controllo. Fino a questo momento il controllo comunitario è stato molto sugli adempimenti, sul rispetto dei tempi, sulla capacità di spesa e molto poco sui risultati. E forse anche per questo che non essendoci, come dire, gli occhi dell'istituzione comunitaria sui risultati, ci siamo permessi di fare con queste politiche un po' di tutto, no? E di perdere di vista invece gli obiettivi stessi della politica. Allora, per capire bene come le cose sono andate, bisogna che facciamo riferimento a quello che era il contesto politico istituzionale degli anni 90. Cioè, anche qui veramente molto veloce, però è importante dire che venivamo da una cosa che si è chiamata Tangentopoli, cioè l'Italia scopre che esiste un sistema di corruzione che coinvolge l'intero sistema dei partiti politici e questi partiti politici vanno in crisi. La crisi dei partiti politici genera tutta una serie di effetti anche sui territori perché vengono a mancare i riferimenti nazionali del governo centrale, dello Stato centrale. Contemporaneamente o quasi c'è la fine dell'intervento straordinario e centralizzato nel Mezzogiorno, CASMES, ma insomma negli ultimi tempi a Gensud, come sappiamo. Questo intervento finisce per decreto, ce lo ricordiamo, no? Il decreto Andreatta mette fine ad un intervento che era durato 50 anni, che aveva avuto comunque una sua complessità, che aveva creato enti, apparati. A tramite decreto finisce tutto, lo Stato si ritira dal Mezzogiorno. È lì che si crea questo vuoto che cerca di insomma colmare almeno parzialmente il CNEL, perché allora il CNEL c'è un uomo che si chiama Giovanni De Rita, che comunque è uno che ha le antenne ben tese, no, sulla società locale, e decide di far svolgere un ruolo al CNEL nell'accompagnamento della prima stagione dei patti territoriali.
perché questi patti territoriali nati tra il 93 e il 95 hanno a riferimento gli amministratori locali, che a loro volta però sono stati appena eletti con la nuova legge del 93. I sindaci hanno molti più poteri, finalmente i sistemi locali possono avere una loro stabilità, ma sono orfani, cioè si muovono in un quadro dove non ci sono appigli. Quindi il CNEL gli offre a Roma, io ho la fortuna anche di vivere questa fase perché Derita mi chiede se voglio coordinare questa assemblea dei sindaci per l'accompagnamento ai patti territoriali. È un'azione di tipo volontaristica e non c'è nessuna norma, nessun supporto per fare questa azione. Ma io ricordo queste assemblee con questi sindaci, molte volte giovanissimi, venivano centinaia, prevalentemente dal mezzogiorno, con un entusiasmo, proprio si vedeva che era una nuova classe dirigente, no? vogliosa di fare cose buone per il proprio territorio. E quindi si avvia questa fase, diciamo, molto movimentista e molto volontarista. Poi c'è l'aggancio di questa fase con il nuovo quadro di politica regionale europea, la prima vera riforma dei fondi strutturali è del 94, dura fino al 99, ma il periodo che vorremmo osservare meglio è questo del 2006. Perché? Perché secondo me è in questo periodo che succedono proprio delle rotture rispetto agli schemi precedenti che avevano governato le politiche di sviluppo, e succedono anche perché, e con l'importanza che hanno anche le singole persone e i singoli leader, ministro del tesoro è in quel periodo un signore che si chiama Ciampi, che poi diventerà anche Presidente della Repubblica, e capo del Dipartimento dello Sviluppo è un altro signore che si chiama Fabrizio Barca. Questi due soggetti hanno in mente una strategia appunto innovativa e poi vedremo come tentano di montarla. Prima voglio dire che sempre in questi pochissimi anni succede anche un'altra cosa di grandissima rilevanza: viene cambiata la Costituzione. Si riforma il titolo quinto della Costituzione e da questa riforma nascono i nuovi poteri per le regioni. Ricordo che eravamo in un clima non molto diciamo federalista, ma comunque c'era allora una Lega che spingeva in senso secessionista, quindi questa riforma che è sposta a tutta una serie di competenze sulle regioni è dovuta anche a quel clima politico che c'era nel paese. Poi di fatto, col senno di poi, diciamo che sono stati compiuti anche degli errori, nel senso che probabilmente si è sopravvalutata la capacità delle regioni, no, di far fronte a queste nuove responsabilità. Quindi gli antecedenti, guardate, questo NP vuol dire sempre nuova programmazione, quindi la nuova programmazione che si è costruita nel ciclo di politiche 2000-2006. Quindi c'è questo ruolo che abbiamo detto del CNEL, di accompagnamento dei patti territoriali, che nascono da questa prima politica che prende il nome di programmazione negoziata, e che poi viene in qualche modo normata attraverso una delibera CIPE del 1995. Quindi il primo nucleo di politiche basate sul nuovo disegno istituzionale è questo della programmazione negoziata, quindi partenariato, cooperazione dal basso, bottom up, diceva il professor Marini, monitoraggio e valutazione un po' sullo sfondo. In particolare, cosa si vuole che succeda, soprattutto con lo strumento principe, quello più diciamo orientato al partenariato locale, che sono i patti territoriali? Si vuole che attraverso questi patti intanto ci sia una mobilitazione delle società locali, dei soggetti locali, che si assumano delle responsabilità, accrescendo la capacità appunto di mettere insieme i loro interessi, di trovare un accordo, quindi di fare patto.
Poi noi sappiamo come è andata anche questa vicenda dei parti, il professor Cessosimo li ha studiati molto bene e molte di queste esperienze appunto hanno assunto una valenza contraria a quella che era, come si dice, nelle intenzioni del legislatore, quindi ci sono stati patti collusivi, il professor Barbera dice patti distributivi, però ci sono stati anche dei patti integrativi, cioè dei patti che hanno abbastanza soddisfatto i criteri per cui sono stati pensati come elementi di dinamizzazione dei contesti locali. Però l'evento veramente eccezionale, e qui credo chiunque di noi ci abbia partecipato ancora, sente questa emozione, è stato l'evento di Catania. A fine dicembre del 1998 a Catania centinaia di persone che vengono appunto da varie esperienze locali, dai partenariati, dalle regioni, dai ministeri, cioè c'è tutto lo Stato a tutti i livelli, più ci sono anche soggetti privati e della società civile. Cosa avviene a Catania? Si passa a verifica la raccolta di questa progettualità che è stata raccolta presso tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, più le parti sociali, gli esperti e le università. Si fissano dei grandi assi di intervento che poi saranno, diciamo, gli assi, i pilastri della nuova programmazione. Messo qui in evidenza che appunto uno degli assi è lo sviluppo di sistemi produttivi locali, e questo pullulare di idee, no? Perché poi erano più di 100 di fatto le idee venute fuori, forse anche 1000, rappresenta una nuova modalità di coordinamento tra le amministrazioni ai diversi livelli e di potenziamento di questo partenariato pubblico-privato. Probabilmente per voi queste cose sono scontate, no? Per noi in quella fase erano cose rivoluzionarie, cioè che lo Stato decidesse, che non decideva più tutto lui, no? Ma che le decisioni relative allo sviluppo andavano prese con le regioni, andavano prese anche con le autonomie locali, e che si doveva anche fare i conti con i soggetti privati e co-decidere insieme a loro, era veramente qualcosa che rompeva con la stessa tradizione dell'amministrazione pubblica italiana, molto autoreferenziale, molto portata, no, a dire faccio tutto io, no, lo Stato sono io, anche se sappiamo che mai questa capacità è stata esaltante, però quella era la cultura. No? E quindi questa era veramente una rottura, pensare di poter fare, di poter decidere insieme ad altri. Questo l'ho ripreso proprio dal professor Cessosimo, perché mi sembra che fosse veramente lo snodo, la rottura di quel periodo, la nuova programmazione, e lui dice forza il nesso di causalità del paradigma tradizionale, cioè paradigma tradizionale si partiva dall'economia per arrivare alla società, ora si parte dalla società per arrivare all'economia, quindi dall'ingegneria economica industriale all'ingegneria sociale, e la priorità viene data alla crescita civile, pensando che la crescita civile non è qualcosa di parallelo, no? O di diverso, ma è connesso alla crescita economica. Quindi sono dimensioni che si integrano, non che si affiancano. Quindi l'ispirazione della nuova programmazione, per tentare la sintesi di Cessosimo, è migliorare permanentemente il contesto. Quindi non più aiuti al capitale, al lavoro, ma enfasi sulle politiche di offerta di servizi per i cittadini. Quindi la politica di servizi per i cittadini, ovviamente anche per le imprese, per compensare la sottoproduzione di beni collettivi. Questa è una seconda slide sempre sulle rotture, perché i passaggi importanti di questo cambio di paradigma quali sono? Sono che bisogna fare dei buoni progetti territoriali,
e che questi progetti devono avere qualità, ma soprattutto devono essere integrati già nel momento in cui si elaborano. Quindi non più rivoli, non più cose sparse, non separate, un'infrastruttura di qua, un capannone di là, un marciapiede, una facciata di chiesa da ripittare, ma un progetto che nasce da un'idea forza. Cioè, prego. Mi hai chiesto di fare il cronometro, direi. Sì, direi. Sei giocato già in tardi. Ah, poi io mi fermo quando tu vuoi. No, no. Io dico che non riesco a correre. Ok, grazie molto. Allora, quindi, integrare è fondamentale per dar vita a questi progetti di qualità e concentrare gli interventi. Come diceva prima anche il professor Marini, non la spesa pubblica a pioggia, ma una spesa che abbia anche una massa critica capace di generare impatti, perché per questo ci vuole concentrazione, no? Rafforzamento della governance. La governance che cos'è? La governance è diversa dal government, no? In inglese, ci abbiamo le parole in inglese perché in italiano non ce l'abbiamo governance, non ci abbiamo la traduzione. Government è di uno solo, no? Soggetto pubblico. La governance è di molti, e quindi è la capacità di co-decidere in una pluralità di soggetti, anche privati e non solo pubblici. Questa governance deve essere rafforzata sia a livello locale, ma soprattutto a livello, io direi, multilivello oppure interregionale, perché i soggetti che si metteranno insieme per fare i progetti territoriali devono darsi un modello di governance, e si devono dare anche un modello di governance con le altre scale di intervento, quindi con la regione, quindi con lo Stato centrale. Quindi questa governance va articolata ai diversi livelli. I partenariati rispetto ai patti territoriali devono diventare più efficaci, perché intanto bisogna che siano fatti dai soggetti giusti. Non è che chiunque, no, va a far parte di un partenariato per un progetto di sviluppo locale se non ha risorse di conoscenza, se non ha competenza, se non ha interessi che in quel progetto possono essere combinati con quelli di altri. E quindi dice proprio il QSN di quel periodo: bisogna inserire più avanguardie in questo processo, più protagonisti veri di azioni di sviluppo. Bisogna andarli a scovare, bisogna sapere dove sono questi leader locali, questi che hanno questa capacità, perché sono loro che poi traineranno questi processi. I servizi per la qualità della vita, di questo ne abbiamo già parlato, quindi l'attrattività territoriale, quindi rendere il territorio qualcosa che attrae anche investimenti dall'esterno, quindi non soltanto quello che gli attori locali possono fare, ma quello che possono attirare verso il proprio territorio. L'apertura internazionale, proprio perché questo è necessario anche per acchiappare qualcuno che viene da noi ad investire dall'esterno. E la cosa con cui vorrei chiudere questo passaggio: le azioni di sistema per sviluppare la capacità della pubblica amministrazione e dei sistemi locali, perché la nostra esperienza collettiva si colloca qua, in questo quadro. Noi nasciamo per realizzare queste azioni di sistema e per sviluppare la capacità delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi locali che si vogliono confrontare con questa sfida della progettazione integrata. Qui veramente, giusto per darvi qualche elemento, il quadro di riferimento a livello europeo è la politica di coesione, la strategia di Lisbona, che è fondata non sulla conoscenza, e di Göteborg di sviluppo sostenibile, la strategia per l'occupazione. A questo si aggancia il quadro di riferimento nazionale, identificando priorità e obiettivi e un nuovo programma Mezzogiorno. Scusate, questo lo posso dire solo così perché non c'è il tempo per nessun approfondimento.
Quindi le politiche di sviluppo e coesione diventano più complesse, c'è necessità di innovazione e di innovazioni ancora più avanzate e poi c'è necessità di rafforzare due funzioni, quella del monitoraggio e quella della valutazione, perché queste politiche devono essere valutate sui risultati che producono. Per fare valutazione bisogna prima monitorare. Quindi c'è un'enfasi molto forte sul fatto che bisogna costruire buoni sistemi di monitoraggio e buoni sistemi di valutazione, ex ante, in itinere, ex post e quant'altro. Lo sviluppo successivo, anche apportando delle innovazioni, però tende a rafforzare quello che già c'era nel 2000-2006. Qui c'è un'enfasi particolare sulla scala sovraregionale. Allora, quello che si è capito meglio è che i progetti di sviluppo locale non possono essere lasciati in mano solo agli attori locali. Sono determinanti gli attori locali, ma se vogliono effettivamente produrre risultati, avere impatti, devono avere un supporto di altri interventi a scale più alte. Quindi per questo c'è bisogno di rafforzare anche la governance multilivello. Gli interventi devono essere più selettivi e concentrati, proprio perché si tratta di premiare la qualità e di fare concentrazione per avere impatti visibili. Il focus è sempre sulla pubblica amministrazione, perché tutta sta roba la deve guidare la pubblica amministrazione. Ecco, questo non ce lo dimentichiamo, che in contesti con capacità deboli non sono i privati che possono guidare un processo di questa complessità. Quindi il processo è affidato al soggetto pubblico, abbiamo detto ai diversi livelli, però l'interrogativo è dove sta la capacità di questo soggetto pubblico, no? Che è fatto in un certo modo, c'ha una cultura di un certo tipo che sembra incompatibile con gli obiettivi della politica, con gli obiettivi molte volte dello sviluppo. E si insiste molto anche sulla qualità e l'efficacia appunto di questi partenariati. Perché? Perché nel ciclo precedente si è visto che i privati giustamente hanno detto: beh, c'è un'altra chance, entriamo in campo, però nella fase di attuazione questi privati prevalentemente si sono messi da parte, si sono messi a guardare che succedeva e quindi si sono abbastanza deresponsabilizzati. Allora nel nuovo ciclo si dice: dobbiamo assicurarci che invece questi partenariati funzionino e appunto, che ci siano risultati che siano attribuibili all'efficacia dei partenariati. Altro punto molto importante di questo secondo ciclo è che è quello che riguarda l'implementazione delle politiche. Allora, mentre nel primo ciclo tutta l'enfasi era sulla programmazione e sulla progettazione, quindi tutta l'innovazione possibile applicata alla programmazione e alla progettazione, in questa fase si capisce che invece molte bellissime programmazioni regionali, anche molti bei progetti, sono rimasti sulla carta. O altre volte che si è fatto qualcosa di diverso da quello che c'era scritto in programmazione e progettazione, addirittura che si è fatto l'incontrario, quindi che la fase attuativa è stata da questo punto di vista incoerente, quindi la politica non poteva dare risultati proprio perché la fase di implementazione non è stata governata come avrebbe dovuto essere, soprattutto in termini di coerenza. Quindi adesso salto perché siamo in una fase più di corsa. Quello che comunque è venuto fuori da questa fase è che bisognava lavorare molto sulle soluzioni gestionali e sulle soluzioni organizzative.
legate alla programmazione e soprattutto ai progetti del territorio. Chi eravamo noi in quel periodo? Ecco, io ero il dirigente dell'area che poi si è chiamato Centro di Competenze e Sviluppo Locale. Quindi il Formez ha creato questa articolazione organizzativa dedicata allo sviluppo locale. L'ha creata solo dopo che la funzione pubblica ha attribuito al Formez un programma che era tutto sullo sviluppo locale. Al Formez non c'aveva l'organizzazione per attuare quel programma. Quindi troviamo il dirigente, mettiamogli a fianco un gruppo ristretto di quadri e diamogli questo. Il dirigente è mio. Onestamente, ero io. Allora, qui c'è una consapevolezza collettiva che questo programma può servire anche a niente se noi non diventiamo, come si dice, un sostegno alla nuova programmazione. Quindi, cosa facciamo? Vediamo che all'interno dell'istituto le risorse disponibili sono poche, quindi l'idea di fare una rete di risorse intellettuali, quindi di mobilità, scusate, università, centri di ricerca, agenzie di sviluppo, proprio di costruire un gruppo di intelligenza collettiva anche con saperi disciplinari differenziati, inserirci nei processi amministrativi di programmazione e anche di attuazione delle politiche e soprattutto di cominciare a formare queste risorse qualificate che abbiamo chiamato agenti di sviluppo, organizzati poi in task force e supportate dalla rete degli esperti. Tutto questo doveva servire a accrescere la capacità, l'empowerment delle strutture amministrative e appunto a metterle più in grado di gestire queste politiche. Tre funzioni sono state prevalentemente le nostre: funzione di accompagnamento, funzione di capacitazione, quindi sviluppo competenze, e funzione anche di anticipazione. Qui potrei parlare veramente, mi dispiace, più a lungo per essere più chiara su queste tre funzioni, ma magari se voi intervenite le riprendiamo dopo. Però tenete conto che queste funzioni rompono con la tradizione dell'assistenza tecnica come erogata dai soggetti privati, perché i soggetti privati che prestavano assistenza, penso ancora sia abbastanza vero questo, alle amministrazioni hanno un effetto, come dire, sostitutivo, fanno al posto di del dirigente, del funzionario, della struttura amministrativa. Il nostro obiettivo non era quello di sostituirci temporaneamente, ma era quello di far crescere all'interno la competenza, quindi di dare a loro metodi, strumenti, esperienze, scambi, reti, quant'altro per accrescere la propria capacità, perché noi intervenivamo con un obiettivo istituzionale, appunto non essendo dentro una logica di mercato avevamo solo un obiettivo istituzionale. Quindi abbiamo ridisegnato il programma RAPU 100, l'abbiamo messo a supporto della progettazione integrata territoriale nella prima fase, della governance locale e soprattutto alla ricerca di queste soluzioni organizzative e gestionali e anche al rafforzamento delle agenzie di sviluppo come nuove istituzioni. Questo forse vi interessa un po' di più, quindi vi fermo un minuto di più. Il processo di formazione degli agenti di sviluppo è stato abbastanza selettivo, nel senso che in tutta Italia abbiamo selezionato prima 100 neolaureati che avessero preso la laurea almeno 108, poi se ne sono aggiunti in cicli successivi altri 250, ma insomma i primi 100 hanno costituito lo zoccolo duro, inseriti in un percorso di specializzazione proprio su teorie politiche di sviluppo locale e formazione al ruolo. Questo è stato fondamentale, qui ci sono molti degli agenti di sviluppo dei primi 100. Sapere, saper fare, saper essere, percorrere, no? Le tre dimensioni dell'agente di sviluppo. L'agente di sviluppo non è un professionista, può essere un professionista, ma l'agente di sviluppo è un modo di essere, è un approccio alla realtà,
Tu puoi essere un agente di sviluppo se fai l'ingegnere o anche se fai l'economista o se fai il dirigente dell'agenzia di sviluppo. L'importante sono gli occhiali con cui tu leggi la realtà, gli obiettivi con cui ti metti a supportare o a sostenere determinati attori. Quindi questo del saper essere come capacità di gestire relazioni, processi, è stata una parte molto importante del percorso formativo e di qualificazione degli agenti, che hanno avuto un contratto Formez all'incirca per un anno. La gran parte dei primi 100 agenti sono andati a formare le task force regionali, non in tutto il mezzogiorno ma nelle 6 regioni che allora erano le regioni dell'obiettivo 1 per le politiche europee, e una parte invece è stata a Roma presso la struttura centrale che operava come cabina di regia. Una domanda veloce, questi sono stati assunti a tempo indeterminato o solo per un anno? Solo per un anno, ma poi hanno avuto tanti contratti successivi, insomma, anche precari. Tante storie diverse, tante storie diverse, poi molti di loro hanno anche partecipato ai bandi regionali, perché le regioni, quando si sono accorte che mancavano di professionalità e di competenze adeguate, hanno fatto i bandi, no? Per selezionare sia per esempio membri dei nuclei di valutazione regionale, che i nuclei sono obbligatori, ma anche per avere apporti presso le strutture tecniche della programmazione. Quindi di questi 100 quanti ne sono diventati a tempo indeterminato? A tempo indeterminato quelli che sicuramente per esempio sono andati nella regione Puglia. Oggi l'autorità di gestione della programmazione in Puglia è Pasquale Arlando, che è stato un agente di sviluppo, e tutta la task force, poi anche quella è passata armi e bagagli alla regione, veniva dalla task force regionale di Racconcento. Quindi noi abbiamo fatto questa sorta di iniezione di risorse qualificate, però selezionate per merito, capacità, e poi di quelli che hanno partecipato ai bandi, che veramente sono stati selezionati, altri hanno fatto la libera professione, hanno fatto impresa, sono andati alle agenzie di sviluppo, sono andati presso i comuni, insomma i percorsi all'università. Molti dei nostri agenti di sviluppo oggi sono professori universitari che hanno mantenuto questo approccio, che hanno continuato anche attraverso il loro ruolo di docenti ad aiutare i giovani, ecco, ad assumere questo punto di vista, almeno per quelli che vogliono ovviamente diventare risorse per il proprio territorio. Abbiamo svolto tanti progetti, qui trovate soltanto i titoli, è inutile che ve li ripeto, ma insomma tutti questi progetti li abbiamo legati come fossero un'unica politica. Quello che ci confortò molto nel 2003 fu questa valutazione che ebbe il Dipartimento della Funzione Pubblica, il progetto SPRINT, ci manca una P del Formez, la cui particolarità è quella di operare in modo quasi istituzionale dall'interno della PA, quindi questo quasi istituzionale è molto importante, riesce così ad incidere sulle aree di debolezza del sistema e perciò sulla qualità della progettazione e della funzione. Molto generoso è questo giudizio. Quanto vi è costato? Molto generoso, però è vero che è abbastanza realista. Ma poi... ad Alfredo, a Giuseppe, a Bianca, insomma, che comunque quel poco che c'è stato anche da parte nostra si è visto. Qui mi piace dire che noi comunque avevamo un sogno, perché eravamo veramente, è vero, professionisti, ma con una passione civile, con un entusiasmo e con una voglia effettivamente di far succedere qualcosa di nuovo, di cambiamento vero, di innovazione vera. Quelle rotture che c'erano nelle politiche, volevamo vederle succedere. Quindi il nostro impegno professionale l'abbiamo vissuto veramente come una missione. Io mi ricordo, non c'erano tempi, capito? Se cominciavamo un progetto si lavorava sempre,
il giorno, la sera, il sabato, la domenica. Una generosità umana, ma compresa quella degli esperti senior, no? Ognuno con il suo sapere disciplinare che accettava, guardate che i professori non sono facili, che accettava di essere contaminato dalla disciplina dell'altro, quindi l'economista dal sociologo piuttosto che l'architetto dall'ingegnere, e tu vedevi crescere proprio invece questa interdisciplinarietà, no? Questo linguaggio comune che era quello che ci voleva, no? Perché l'integrazione andava fatta anche a livello dei saperi, perché avevamo bisogno di tutti questi saperi. E quindi abbiamo ricomposto tutto questo in qualcosa che abbiamo chiamato azioni di sistema. Adesso 5 minuti e basta. Lasciare spazio alla, certo, no, ma io sono assolutamente d'accordo. Lo stesso entusiasmo di intervenire e fare domande. Certamente. Allora, guardate, le competenze è la cosa su cui abbiamo investito moltissimo, però anche qui non le competenze come le potete trovare, no, in un manuale, ma ecco, qual era la competenza delle competenze richieste alla gente di sviluppo? Intanto apprendere ad apprendere. Questo apprendere. Se apprendete questo, tutto il resto è facile. E anche a disapprendere. A disapprendere tutto ciò che è routine, no? Conservatorismo, burocrazia fine a se stessa. Tutto disapprendere. Competenze trasversali. Quindi gestione di processi, gestione di criticità, di situazioni complesse, emergenze, perché la nostra vita quotidiana è piena, no, di emergenze, le competenze relazionali, le competenze appunto per favorire la transizione innovativa, tutte cose che non esistevano qua, che erano tutte da creare. Qui salto. Sempre abbiamo ricomposto tutto in questa politica in cui abbiamo messo anche la diffusione delle best practices e abbiamo dato tutta una serie di servizi. Il professore Marini ha una serie di cose che gli ho portato, sì. Ma purtroppo anche attraverso il sito forma, se fosse tutta questa roba non la potete più vedere. Noi avevamo un sistema informativo che era considerato numero uno in Italia. Quindi chi voleva, chi cliccava sviluppo locale, appariva nei principali motori di ricerca, OMEZ, quindi servizi web, avevamo fatto persino un web tv, canali tematici, newsletter, eventi, pubblicazioni, comunità professionali, cioè una ricchezza di attrezzature e di strumentazione supportata dalle nuove tecnologie, la comunità professionale dei PIP manager, no? Oltre che la comunità degli agenti di sviluppo, che erano 370 gli agenti che si sono iscritti, che hanno lavorato in rete per anni. Però ecco, prima di chiudere, quello che vi voglio dire è l'importanza dell'organizzazione. Cioè noi dovevamo fare una politica unitaria che nasceva a Bruxelles, passava per lo Stato centrale, arrivava alle regioni e poi ai territori. Ci voleva un modello organizzativo coerente con questa politica. Questo è un punto che si sottovaluta sempre. Quindi dovevamo avere anche noi una struttura che abbiamo chiamato centrale o interregionale, che non era gerarchicamente superiore a quelle regionali, ma era un soggetto di facilitazione, facilitava i flussi di comunicazione, di scambi in rete, erogava servizi di interesse comune, metteva a disposizione competenze specialistiche. Che ne so, in una realtà serviva un esperto di soluzioni organizzative e gestionali, bene, qual è l'esperto che può essere creato per la Campania piuttosto che la Calabria o la Sicilia? E poi le task force regionali come nodi territoriali della rete, sempre di risorse esperte, perché anche se erano junior erano risorse esperte, e c'era un flusso continuo da Roma al territorio, dal territorio a Roma, con momenti molto frequenti di verifica, di confronto e di rilancio della nostra attività.
Un modello organizzativo che anche questo, vi devo dire, è stato molto apprezzato e anche si è cercato di riprodurlo, insomma, in qualche modo. Salto, se voglio finire con questa frase di Niccolò Machiavelli, che non c'è niente di più difficile dell'iniziare un nuovo corso di cose. Quindi qualunque innovazione diventa estremamente difficile iniziarla, però oltre a Machiavelli vorrei aggiungere che è soprattutto difficile farla continuare, renderla durevole. Esatto, questo è molto più difficile che iniziarlo. Allora, noi qualcosa di buono penso che l'abbiamo fatto, abbiamo operato diversi cambiamenti, ma insomma è stata un'esperienza parziale, limitata. Abbiamo investito molto sul capitale umano, abbiamo investito molto sulle competenze, poi abbiamo fatto sì che anche il dipartimento, scusate, il nucleo di valutazione del Dipartimento dello Sviluppo Economico riproducesse queste esperienze facendo dei master con delle università consorziate, tra cui anche l'Università della Calabria. Molte università in quegli anni hanno organizzato e realizzato master per lo sviluppo locale, quindi queste figure di agenti di sviluppo si sono ancora moltiplicate. E alla fine il rapporto Barta del 2009 ha messo un punto su il periodo di cui oggi non potremo parlare, e cioè 2013-2020, sostenendo che una politica di sviluppo rivolta ai luoghi è la sola opzione per l'Unione Europea, una via per superare situazioni persistenti di arretratezza e di esclusione. Ovviamente disponibili a parlare anche di questo se vi interessa. Molte grazie.